Nicola Morra, insegnante di filosofia, senatore prestato alla politica. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, a voi e ha già avuto modo di spiegarcelo chiaramente, questa legge non piace per niente, però ormai è cosa fatta o no? Che cosa manca al fatto che la riforma della scuola di Renzi diventi legge dello Stato? Da un punto di vista dell'iter legislativo mancano poche ore, perché presumibilmente nella giornata di domani verrà votata. Prima gli emendamenti, quei pochissimi che saranno concessi e che saranno del tutto ininfluenti rispetto al testo che è stato licenziato al Senato il 25 di giugno, e poi il voto definitivo sull'intero atto. E dal punto di vista invece sostanziale, noi pensiamo che si possa prendere in considerazione una serie di operazioni volte a rendere questa riforma passato, perché questa non è affatto una riforma che introduce nella scuola la cultura dell'innovazione. Quindi una riforma che non sarà mai applicata, voi lavorerete per questo? Beh, guardi, noi valuteremo con le nostre assemblee, ascoltando, ma non per finta, come siamo soliti fare, a differenza del Presidente del Consiglio e il mondo della scuola, perché se non ricordo male, il Presidente del Consiglio in un famoso salotto televisivo aveva preannunciato per luglio i cosiddetti stati generali della scuola, in virtù dei quali, dopo aver ascoltato gli operatori della scuola, avrebbe poi deciso sul provvedimento. Invece pare che soltanto noi del Movimento e pochi altri conservino memoria delle battute, perché questo debbono essere definite, insomma, che il nostro Presidente del Consiglio ogni tanto ci fa. Noi ci adopereremo se ci sarà un sentire condiviso da parte della comunità civile, della società, di tutti quelli che vogliono far crescere il Paese sul serio, sul versante dell'innovazione, della ricerca, e non di un'organizzazione aziendalistica competitiva e non cooperativa dell'apprendimento e dell'insegnamento, perché noi dobbiamo costruire una società che abbia come stella cometa la ricerca, l'innovazione, ma in una proposta di condivisione, perché se poi la conoscenza rimane sempre geloso patrimonio di alcuni, sì, noi continueremo ad avere un'ignoranza diffusa che produrrà discriminazione sociale, che produrrà emarginazione, piuttosto che per esempio affrontare uno dei problemi storici della scuola italiana, il cosiddetto dropout, cioè il fenomeno di coloro che abbandonano, sì, gli studi e che poi danno vita a fenomeni di devianza. Sospendiamo sul, sì, dropout e ascoltiamo i titoli del TG2, che sa che ci sono cose greche, e poi riprendiamo dal dropout. Tsipras senza un piano chiederà 7 miliardi, Merkel manca la base per negoziare, telefonata con Obama, Juncker, cercherò di evitare l'uscita della Grecia dall'euro. Con buona volontà l'accordo si trova, dice Renzi, ma per rimanere nell'euro le regole vanno seguite. L'Europa però non resti vittima delle sue procedure. Borse, altra giornata negativa. 1 milione di fedeli per il Papa al parco del bicentenario dell'indipendenza a Quito. La fede è sempre rivoluzionaria, ha detto Bergoglio. La Chiesa si prenda cura dei deboli. Il Parlamento ungherese approva la legge che prevede una barriera di filo spinato al confine con la Serbia contro gli immigrati e l'espulsione immediata. Dure critiche dall'ONU. Scuola, riprendiamo con Nicola Morra. Lei diceva appunto di questo dramma di tanti giovani che vengono in un qualche modo, in un modo o nell'altro, espulsi dalla scuola. Sì, e questo è un lusso che non ci possiamo affatto permettere, perché poi questo spiega anche l'enorme disoccupazione giovanile, che soprattutto in alcune regioni è veramente su livelli drammatici. Torno a ripetere, in Calabria siamo oltre il 65%, e in moltissime regioni del sud il 50% è una sorta di nobile aspirazione, perché questo tasso è ben superiore. Ora, a meno che non si voglia seguire il modello greco, il modello che ha imposto questa Europa, noi dovremmo per esempio batterci, e non soltanto a proclami e a battute, affinché per esempio le spese in istruzione, in innovazione tecnologica, che consenta che nelle scuole si possa fare didattica in maniera innovativa e moderna, siano scorporate dal famoso parametro del 3%. Poi sentivo, no, Renzi, le regole debbono essere applicate. Benissimo, chi è che sa che per esempio la Germania infrange da 8 anni la regola sull'avanzo commerciale, della bilancia commerciale? Perché nessuno Stato
abbia sottoscritto i trattati europei dovrebbe ottenere avanzi di bilancio con gli altri paesi partner superiori. Però in quel caso nessuno glielo ricorda a Matteo Renzi. Allora cerchiamo un pochino di dire la verità. Noi dobbiamo costruire una società cooperativa, democratica e critica. Morra, ho due ascoltatori intanto che vogliono intervenire. Roberto da Padova e Giuseppe, che è un insegnante di scuola superiore da Gioia Tauro. Roberto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Buonasera. Senta, volevo dire che ogni volta che si parla di scuola o che io parlo di scuola con professori, mi sembra che ci sia una grande ipocrisia di base. Cioè, dicono che i professori sono maltrattati, guadagnano poco, però io dico, bisogna però anche ammettere che lavorano non poco, pochissimo, perché sono 15 o 18 ore quando sono a pieno. Lei sta toccando un argomento, comunque c'è qui un professore oltre che un senatore. Sì, ho capito, ma bisogna dire la verità. La verità non è esattamente come dice lei, insomma, stanno in classe 18 ore. Più perché 3 mesi estivi non vanno mai neanche in classe. Se lei chiede a loro, dicono sì, ma facciamo riunioni. Faranno riunioni. Roberto, sarebbe come se lei dicesse a me che lavoro un'ora e mezza al giorno perché mi sente al microfono un'ora e mezza al giorno. Guardi, allora, non è così. Incrementa un po' l'ipocrisia. Secondo lei, luglio e agosto questi lavorano più di 3 ore al giorno. Quelli che non la pensano come lei non sono necessariamente ipocriti. Poi è vero che ci sono persone che possono sfuggire. Forse adesso anche questo ce lo spiegherà Morra. Non c'è questo controllo a fargli fare solo 36 ore, 36 giorni di ferie all'anno però voglio dire, i professori fino a tutt'oggi sono a scuola, stanno finendo gli esami. Se possibile voglio replicare appunto al signor Roberto, con clima di assoluta accettazione della sua provocazione. Io penso che sulla scuola italiana e sugli operatori della scuola italiana siano stati elaborati, prodotti e messi in circolo dei pregiudizi e dei miti assolutamente irrazionali nella scuola, così come in tanti altri comparti della pubblica amministrazione. Purtroppo le regole non sono state fatte rispettare da chi le doveva far rispettare, per cui ogni tanto capitava di leggere per esempio del docente che risultando in malattia veniva trovato a far altro, ma questo è stato vero per tantissime altre categorie di lavoratori, a meno che non si voglia accettare la vulgata del ministro Poletti per cui nella scuola noi docenti avevamo 3 mesi di ferie. Queste sono barzellette che poteva raccontare magari anni e anni fa, ma adesso ci sono colleghi che anche ad agosto, per esempio, sono impegnati a far sostenere esami, ad elaborare programmazioni. E se oggi come oggi, che il 7 luglio il nostro amico entra in una scuola, ritrova a fare gli scrutini degli esami di maturità. Faccio parlare Giuseppe e Pasquale. Giuseppe, buonasera. Buonasera a voi, grazie per avermi chiamato. Io ho sentito ora l'ascoltatore che mi ha preceduto. Io attualmente sto lavorando, sto facendo esami di Stato, per cui finiremo verso il 15 di luglio. Qui al sud il problema è totalmente diverso dal nord, perché qua i ragazzi lavorano in estate, quindi per dire la scuola aperta anche in estate, anche se i progetti alternanza scuola-lavoro noi li portiamo regolarmente avanti, perché non è che Renzi è il presidente ha scoperto l'acqua calda, in quanto la legge è numero 77 del 2005 e parla proprio di questa alternanza scuola-lavoro e noi l'attuiamo regolarmente proprio per evitare questa dispersione scolastica, primo. Sì. Poi vorrei dire un'altra cosa, le classi pollaio, non lo so questa riforma cosa porterà, ma guardi che tenere in classe ragazzi di vario tipo, di vario genere, 28-30 ragazzi, non è semplice, per cui secondo me la prima cosa da fare è abbassarlo questo quorum, perché comunque e non l'hanno fatto questo, non l'hanno, perché Morra comunque ce lo dirà, la crescita è negativa, cioè, ma questi fra 15-20 anni chi ci sarà in classe tra virgolette? Quindi assolutamente no, io sono contrario alla riforma, a questo tipo di riforma, una autonomia scolastica, la 298 la 275 del 98, autonomia scolastica, cioè il dirigente ha già pieni poteri su questo. Io non capisco perché io non sono un politico, ecco, visto che c'è l'interlocutore che potrà rispondere e chiarirmi alcune cose. Grazie professore. Morra, prima che lei risponda faccio parlare Pasquale da Bologna, poi chiudiamo anche il nostro incontro. Pasquale, buonasera. Sì, buonasera.
Ma innanzitutto io desidero associarmi pienamente a ciò che ha sostenuto il senatore Morra, al quale esprimo i miei complimenti, perché ha descritto una progettualità completamente alternativa rispetto alla scuola, alla cosiddetta buona scuola di Renzi, che non è altro che una forma ennesima di privatizzazione strisciante della scuola italiana, cosa che è stata già tentata e parzialmente realizzata in passato con iniziative, diciamo, parziali, ma che adesso sta di fatto consegnando la scuola italiana e quindi il futuro dei nostri ragazzi alla Confindustria, e questo è assolutamente inaccettabile. Sì. Quanto poi al fatto che gli insegnanti non lavorano, mi riferisco all'intervento dell'ascoltatore precedente, beh, io sono un ex insegnante, ero in pensione per motivi di salute, proprio perché per aver lavorato molto nella scuola ci stavo letteralmente lasciando le penne. Ora, sì, però allora ricordato... adesso sì, e qua chiudo, lo chiedo a lei e lo chiedo a Morra, che è insegnante quanto lei. Voi tutti lavorate tantissimo, il fatto che non lavorate è una barzelletta, però è vero oppure no che chi si vuole sottrarre in estate in certi periodi lo può fare? È vero oppure no che ci sono le vacanze di Natale che sono 15 giorni a casa e che si assommano alle ferie e tutto il resto? Insomma, una certa libertà c'è forse o no? Dottor Po, guardi, quel mio collega di Gioia Tauro le ha ricordato la legge che istituiva l'autonomia scolastica, che è una legge che è stata resa possibile dalla Bassanini. Con l'autonomia scolastica, i dirigenti scolastici, che non erano più presidi, hanno acquisito alcune funzioni, alcune possibilità, che se poi non hanno effettivamente esercitato, non è certamente colpa del docente, è colpa di un sistema che ha sempre evitato di introdurre spinte all'innovazione emulativa, perché noi nella scuola dobbiamo costruire comunità all'interno delle quali siano gli esempi positivi da imitare. Vengo a dire poi di quanto diceva il collega Pasquale di Bologna. Questa riforma, guardi, mi lasci dire, questa riforma è stata anche promossa da alcune fondazioni, fra cui quella più famosa è quella della fondazione 3L. Le L sarebbero Long Life Learning, le iniziali di queste tre paroline britanniche. Innanzitutto sappiamo che quando in Italia si introducono termini che arrivano dall'inglese bisogna sempre temere, ricordo a tutti il Jobs Act, per esempio. Ora, mi dica un pochino lei se ha mai conosciuto un docente che non abbia mai preso un libro, non si sia mai aggiornato, non si sia mai confrontato su questioni disciplinarie, non solo non abbia provato a capire quali tecniche comunicative e didattiche fossero le migliori possibili per proporre ai propri studenti e non soltanto i contenuti che doveva condividere e così via. Per cui io sono convinto che, per esempio, una riforma su cui lavorare potrebbe essere quella di non permettere la dispersione di enormi talenti, di enormi professionalità che sono proprie di tutti quei docenti che abbandonano la scuola e vengono quasi quasi ghettizzati. A mio avviso proprio quei docenti potrebbero essere, per esempio, delle risorse per la formazione di altri docenti. In questo modo si continuerebbe ad avere un'osmosi fra la scuola che cresce, quella rappresentata dai giovani laureati, e la scuola che ha acquisito magari 30, 40, 50 anni anche di esperienza, perché quando tu su delle tecniche di comunicazione algebrica oppure su un testo di Tirteo ti impegni per 20, 25, sì, 30 anni, capisci che ogni volta parti sempre come se fosse la prima volta, perché ti rapporti a studenti che non sono mai identici. Noi oggi abbiamo difficoltà con numeri che sono simili a quelli del passato, perché i ragazzi della società contemporanea, della società di massa in cui viviamo oggi, non sono affatto i ragazzi degli anni 50, degli anni 60. C'è una eterogeneità innanzitutto culturale, ma poi anche e soprattutto etica, sì, che impone dei canali comunicativi straordinariamente diversi. Noi dovremmo avere nelle scuole i mediatori culturali, semplicemente pensando alla straordinaria varietà, senatore, di lingue che si parlano nelle nostre scuole, però queste figure mancano.
non noi dovremmo avere degli psicologi, perché è venuta meno la struttura portante della società italiana per decenni e decenni, cioè la famiglia. E allora tutte queste figure dovrebbero essere centrali in una riorganizzazione della comunità in cui senatore, si garantisce. Prego. Siamo arrivati, le dico solo questo. Mi piace sempre la sua passione, mi piace davvero. La saluto, la ringrazio, fra un paio di giorni magari ci ritroviamo a parlare ma di questa cosa, ma soprattutto di come vi opporrete, perché lei ha detto questa cosa sarà fatta ma capo non avrà, ha detto più o meno questo. Non può finire qua. La ringrazio e mi permette di salutare tutti i colleghi e tutti quelli che hanno rispetto per la scuola. La scuola si rispetta innanzitutto conoscendola, studiandola e poi anche aiutandola. Grazie e non a lei. Grazie a lei. Buonasera a tutti gli ascoltatori.